Allora ragazzi, sono alla ricerca della borsa bandana. Quadro in basso per inquadrare le persone. Vediamo un attimino se la riesco a trovare. Qua non c'è nessuno, vi faccio vedere. Orrore. Qua c'è la bandana dei formaggi, qua c'è la frutta, qui c'è frutta e verdura. Io sono frusagliate. Sempre qua. Amore, non c'è, ti vedi? Il mercato è lungo, amore. Vediamo. Allora guardo qua che ha le borse, non vado fino in fondo. Qua un'altra polleria. Veramente c'è Marsupio. Ah, ce l'ha. Vabbè, guardiamo le prime bancarelle. Guardiamo le prime bancarelle e vi faccio sapere. Ragazzi, sono seduta qua al tavolino che mio marito è in fila per prendersi il caffè. Mio marito è in fila che si prende il caffè. Io sono qua seduta. E questo negozio è molto bello, ma non ho mai comprato, devo vedere insomma. Hanno anche delle action figures, Sailor Moon, insomma molto molto carino. Comunque, visto che siamo qua e dobbiamo appunto ritirare una cosa da Casanova, che sono i cuscini in memory con l'aromaterapia. Sono cuscini in memory con aromaterapia e quindi li ho presi perché mi sembrano molto interessanti. E poi comunque dobbiamo cambiare anche il materasso, cambiamo anche i cuscini, quindi io sto oscurando così, tanto non si vede molto, però purtroppo la gente c'è, non è che posso dire andatevene via perché devo fare il video. Comunque ragazzi, adesso vado a vedere se trovo la tazza di Hello Kitty. Ragazzi, siamo al giorno dopo e siamo dal parrucchiere, sia io che mio marito. Guardate, mio marito è qua per fare sopracciglia. Amore, mi sto rilassando, scusa. Ah, si fa le sopracciglia per l'Italia, giusto? Yes. Cioè i capelli. Si fa le sopracciglia per i capelli. Io sono qua che sto aspettando. Avevo legato con la cipolla così. E adesso li stiro, ragazzi. Oggi si sta bene, fa caldo. Non so, mi sa che devo fare anche io le sopracciglia. Ok. Sta così, tutta molto rosa. Così. Così vedete meglio come sono vestita. Cioè, questa camicia che mi va larghissima e l'ho dovuta mettere dentro i jeans che sono anch'essi un pochettino larghi. Sono tutta rosa, ragazzi. E ho su la collana che mi ha regalato mio marito. Bellissima. Mi sono portata il mascara da casa, se ne approfitto e mi metto il mascara, così poi sono pronta. Solo il mascara, non ho bisogno d'altro. Adesso uso lo specchio, non posso fare sia mascara che tenere il telefono perché non riuscirei. Ecco qui ragazzi, il risultato è finito, i capelli stralucidi, liscissimi, pazzeschi, adoro. Beh, adesso sono veramente molto lisci, quindi devo tenerli un attimino così. Ma ogni volta è top. Ho fatto anche le sopracciglia e vi volevo far vedere il mio outfit. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua ragazzi, allora indosso un paio di jeans. Indosso questi jeans di Primark, questa camicia e
collana Swarovski che vi ho fatto vedere prima. La camicia è talmente larga che l'ho dovuta mettere dentro ai jeans. Potete vedere. E questo è il mio outfit di oggi, perché se la tirassi fuori sarebbe veramente troppo, sarebbe troppo largo, ragazzi. Magari così non mi dispiace, dai, è più stiloso, non so, che dite? Fatemi sapere voi. E direi che la dieta sta procedendo non alla grande di più. Top! Ciao amici! Eccoci qui, siamo tornati a casa, è passato un po'. Mi sono messa il mio pigiamino di Paperino, questo qua lungo, perché comunque anche se oggi c'era un sole pazzesco, adesso fa freschetto, Il cielo minaccia pioggia, cioè, e domani dovrebbero esserci previsti 24 gradi. Se così fosse, forse vediamo mio marito se si sente, perché oggi non è stato bene, ha avuto, l'avrete visto dal suo vlog, gli ha avuto un attacco d'ansia poco prima di entrare da Primark, non è stato bene. E mi è dispiaciuto tanto, mi sono preoccupata, però è leggero, lui non ha gli attacchi di panico come i miei, lui ha gli attacchi d'ansia, che sono diversi dagli attacchi di panico, fortunatamente direi, però comunque quest'ansia quando gli viene si agita e vabbè, usciamo, e ho detto no, non ti preoccupare, tranquilla, adesso vado un attimo fuori, vedo un attimino, poi ti raggiungo, oppure se no se mi sento male vieni, ce ne andiamo a casa. Comunque ragazzi, detto questo, vi voglio far vedere dei regali che mi ha fatto mio marito e non me lo aspettavo, vi dico la verità, io li avevo nel carrello queste cose, cioè nel mio carrello Amazon, e mio marito praticamente mi ha comprato queste cose per congratularsi con me del mio traguardo, che sono praticamente dimagrita tanto e ho superato il primo obiettivo. E comunque vabbè, voi dite, allora, se non parlo di dieta, perché non parli, perché bla bla bla, cioè, veramente ragazzi, mamma mia che noia. Se parlo di dieta è perché parlo di dieta, ragazzi, questo è il mio canale. Non sto facendo niente di male, sto parlando di un percorso che ho intrapreso e che può comunque essere d'aiuto, di ispirazione per tante persone, quindi non vi piaccio, cambiate canale, ce ne sono tanti, veramente, cioè, non capisco questa cattiveria gratuita e questo voler sempre sentenziare nella vita altrui, così gratuitamente. Io mi domando, ma che tipo di problemi vi affliggono? Io non lo so, perché provo a mettermi nei vostri panni, ma ragazzi, non è possibile. Non c'è spiegazione, assolutamente. Poi non capisco perché continuamente negare che io sia dimagrita. Cioè, si vede a occhio nudo. E più vado avanti, e più dimagrisco. Cioè, vabbè ragazzi, fa niente. Comunque grazie a tutte le persone che ci sostengono, che ci vogliono bene, che ci fanno un sacco di complimenti, che ci dicono un sacco di cose carine. E tra l'altro, la fascia di chi dice che non sono dimagrita in viso, cioè ragazzi, sono dimagrita di brutto in viso, non poco, di brutto. Guardate i video vecchi e comparateli, cioè, sono dimagrita. Quindi pazienza, pensate pure quello che vi pare. A me non interessa, io live non me le faccio risposta. Tiè. Allora, mi ha fatto due regali pazzeschi. Se non l'avessi sposato, lo risposerei. Ma comunque, anche se l'ho sposato, lo risposo lo stesso, perché questa è una cosa che da un po' che vogliamo fare. Però
Però tra il Covid, perché volevamo fare un anno dopo per rinnovare appunto come anniversario, ci volevamo risposare sempre appunto, non in chiesa, perché ci siamo sposati già in chiesa, ma fare proprio una cerimonia, perché siamo già sposati. E quindi nulla, sto fantasticando su questa cosa, è carina, è anche molto dispendiosa, però è carina, quindi però prima o poi la vorremmo fare, adesso vediamo, non è una cosa che è una priorità, ecco, perché comunque noi ci amiamo, siamo già sposati, però è una cosa carina, no? Vabbè, comunque mio marito è un amore. Ma non per questo, è un amore, cioè io lo amo perché è pazzesco, un uomo fantastico, sensibile, dolce, poi è bellissimo, cioè ragazzi, ma quanto è bello mio marito, quanto è bello mio marito. Allora, mi ha fatto come regalo proprio per dirmi brava, ti sei meritata dei premi per il tuo sacrificio, non me l'aspettavo veramente. Voi potete pure pensare che me li sono comprati io o che non è vero, cioè ragazzi, non è che ci vuole qualcosa, mio marito non ha problematiche che non è in grado di comprare, cioè veramente è vergogna chi pensa questo, aperta e chiusa parentesi. Comunque avevo nel mio carrello appunto queste cose perché le volevo da un po'. Allora, mi ha preso questo cofanetto di Buffy. Wow! Allora, le cose erano già scelte da me, ma io non sapevo che mi faceva questa sorpresa. Sono cose scelte da me perché io ce l'avevo nel mio carrello, appunto. Lui ha preso il mio telefono, è andato lì, tac, 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 me le ha comprate e sono contenta e non posso altro che ringraziarlo, ma l'ho già fatto. E niente, questo qua è il cofanetto di Buffy, l'edizione nuova tra l'altro. Ragazzi, questo costicchia non poco e è bellissimo, guardate. A me piaceva tantissimo la coppia Buffy Spike. Buffy Angel all'inizio, ma Buffy e Spike spacca, però. Ragazzi, per chi non l'ha visto, non vi faccio spoiler. Comunque questo qua è l'edizione di quest'anno. È nuova, infatti quando io l'avevo messa nel carrello c'era la prevendita ed è diventato disponibile forse da febbraio, non lo so, comunque me l'ha preso, sono 7 stagioni e è bellissimo, cioè adoro, io adoro. Se anche voi l'avete preso fatemi sapere, ragazzi. E adesso vogliamo parlare di questa chicca. Scusate, al contrario, ve la stavo per far vedere. Aspettate, ascoltate, ascoltate. Non schiaccio nel verso giusto, mi sa. I love you, Jackie. Sì, è lei, è Tiffany, la moglie di Chucky, è bellissima, bellissima, ragazzi, cioè, ha il tatuaggio qua con scritto Chucky, ha la collana con scritto Tiffy, è bellissima, Bride of Chucky, o Chucky, Bride of Chucky, a sposa di Chucky, Tiffany, è stupenda, cioè, ragazzi, adoro. E finalmente I can talk, io parlo praticamente, parlo e è bellissima, non vedo l'ora di metterla di fianco al suo sposo Chucky, è stupenda. Adesso è tutta chiusa, sigillata, la vedete? Poi ve la farò vedere insieme al suo amato Chucky. Cioè, dettagli pazzeschi, il vestito da sposa, il giacchettino di pelle, cioè, è fatta troppo bene, ragazzi. Veramente. Bene ragazzi, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un mega bacione, grazie a tutti i nuovi iscritti e agli iscritti di sempre. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!